Come da previsione, il maltempo si è abbattuto sull'Aretino, ha colpito principalmente il comune capoluogo. E così da questa mattina sono numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, principalmente per le forti raffiche di vento. L'inverno è così tornato a farsi sentire dopo le prime nevicate dello scorso sabato nelle montagne aretine, specialmente del Casentino. Da questa mattina, infatti, le intense raffiche di vento hanno interessato la città di Arezzo, che ha dovuto fare conti anche con la pioggia battente. Massima attenzione dunque per il rischio di caduta rami, calcinacci o tegole. Numerosi anche gli interventi dei vigili del fuoco di Arezzo, che sono intervenuti per antenne e cornicioni pericolose. Pompieri al lavoro anche per mettere in sicurezza alcune coperture in lamiera divelte dal forte vento. Il centro funzionale della Toscana infine ha emesso una nuova allerta gialla per rischio idrogeologico, estesa sino alla mezzanotte di martedì 29 dicembre.